Le video notizie di distribuzione moderna. Presentata a Roma l'undicesima edizione del rapporto annuale sulla ristorazione, curato da FIPE e Confcommercio, che traccia un bilancio del settore dei pubblici esercizi nel 2022. Secondo i risultati della ricerca, lo scorso anno il mercato dei consumi fuori casa ha proseguito la ripresa avviata nel 2021, chiudendo con un valore stimato di circa 82 miliardi di euro e avvicinandosi ai livelli pre-pandemia, sebbene ancora al di sotto di 4 punti percentuali. Lino Enrico Stoppani, presidente di FIPE, fa il punto sul settore. Certamente il 2022 da una parte si sta iniziando il percorso verso la normalità, percorso verso la normalità che si affronta con difficoltà vecchie e nuove. Avevamo in passato un problema generato dalla crisi da domanda per effetto del Covid, adesso registriamo una crisi di costi per i temi dell'inflazione e della crisi energetica, però al di là di questo le prospettive sono decisamente migliori rispetto al recente passato, con un settore che lentamente sta provando a recuperare quelli che sono i suoi fatturati, il suo valore aggiunto, i livelli occupazionali, con delle prospettive decisamente migliori rispetto, ripeto, al passato. È chiaro che su questi aspetti c'è sempre l'incognita della marginalità, perché i costi energetici e dell'inflazione pesano anche sul conto delle imprese e, come vedrete dal rapporto della ristorazione, quello che è il tasso di inflazione del settore, circa il 5%, è di 3 punti circa inferiore rispetto al tasso di inflazione generale. La digitalizzazione è una delle tante opportunità che si apre davanti ad un settore che evidentemente ha la necessità di rivedere modelli organizzativi, orari di apertura, quelli che sono i modi anche di gestione personale, i controlli di gestione. La digitalizzazione rappresenta anche per la ristorazione sicuramente un'opportunità.